Allora, buongiorno. Lanciamoci in questa nuova e in attesa esperienza delle lezioni virtuali. Io sono Luca Borghi, sono il vostro docente di storia della scienza e della tecnica. In effetti sono un pochino in imbarazzo perché non mi è mai capitato di fare una lezione senza avere nessuno davanti. Immagino che sia più o meno come per i calciatori che in questi giorni dovranno fare le partite di calcio in stadi vuoti, a porte chiuse. E quindi in qualche modo dobbiamo adattarci tutti a questa situazione. Nonostante tutto cerco di presenti, so che iscritti a questo corso non siete tutti naturalmente nella vostra classe, ma io qui ho visto le vostre facce, quindi in qualche modo sto cercando di parlare, visto che tra di voi ci sono alcuni che conosco già, alcuni attori e attrici famose del nostro laboratorio teatrale, ma insomma, speriamo prima o poi di incontrarci anche di persona. Allora, siamo all'interno del corso integrato di Humanities per l'ingegneria. Un corso coordinato dal professor Tambone, di cui avete già svolto due parti durante il primo anno. Adesso avete l'opzione di scegliere appunto tra storia e filosofia della scienza, e poi l'ultimo anno la conclusione sarà con l'etica applicata, proprio svolta dal professor Tambone. Il senso generale, detto in modo molto sintetico, di questo corso integrato è la convinzione che abbiamo che crescere in umanità, essere persone ricche in umanità, vi aiuterà sicuramente ad essere ingegneri migliori, più utili e più efficaci, probabilmente anche più apprezzati da molti punti di vista. Io non so che rapporto abbiate avuto finora con la storia nella vostra vita. Immagino che se foste stati dei grandi appassionati di storia avreste studiato storia all'università piuttosto che ingegneria industriale. Insomma, spero che comunque qualche cosa interessante lo abbiate finora anche incontrato nella storia. In questa fase poi io normalmente faccio un po' di maieutica, per cui vi avrei chiesto che cosa vi viene in mente dai vostri studi precedenti, che abbia un rilievo in qualche modo per la storia della scienza, per la storia dell'ambito biomedico, per la storia della tecnica o della tecnologia in generale, ma adesso qui non posso che farmi le domande, darmi le risposte da solo, poi ripeto. Speriamo presto di poter interagire più direttamente. Allora, il senso di questo brevissimo corso di storia della scienza e della tecnica ha lo scopo di farvi naturalmente allontanare per un momento dal vostro specifico ambito di studio o di lavoro futuro per osservarlo dall'alto, perché naturalmente, ecco, come dire, allargare un po' la prospettiva su quella che è la nostra vita quotidiana in genere aiuta a capirne maggiormente il senso. La brevità di questo corso, naturalmente lo capite facilmente, mi consente non certo di fare un corso sistematico sulla storia della scienza, sulla storia della tecnologia, che sarebbe molto interessante, ma richiederebbe ben altro tempo e forse anche ben altre competenze rispetto alle mie, ma perlomeno di farvi scoprire qualche punto di vista nuovo, forse un po' inatteso, seppur collegato con i vostri ambiti di studio, e quindi forse farvi un po' cogliere una nuova sensibilità per i vostri temi abituali di studio. Cioè, io cercherò di dimostrarvi che anche la prospettiva storica può fornire degli spunti di riflessione utili, non solo interessanti, belli o più o meno accattivanti, ma realmente utili sull'attualità e sulla costruzione del futuro, che è poi quello che dovrete fare specificamente come ingegneri. Quindi, in questa dozzina di ore che avremo a disposizione, cercherò soltanto di proporvi alcuni momenti emblematici nello sviluppo della scienza e della tecnologia, soprattutto
ovviamente in ambito biomedico, in ambito chimico, che sono quelli maggiormente coltivati attualmente nella nostra università, e soprattutto focalizzandomi su un periodo storico abbastanza recente, 8 e 900. Oggi farò un'eccezione, ma ve ne spiegherò la ragione fra un attimo. Con questo corso io mi propongo essenzialmente due. Uno è quello di farvi cogliere che molto spesso le grandi scoperte, le grandi innovazioni, le grandi svolte in ambito scientifico e tecnico, sono derivate da quella che mi piace normalmente chiamare capacità di contaminazione. La capacità di contaminazione è la capacità che alcune persone, non tantissime, a onor del vero, hanno, che è quella di collegare ambiti, zone del sapere o dell'esperienza che fino a quel momento non avevano nulla a che fare l'una con l'altra. Proprio da questa capacità di contaminazione, quindi di collegare ambiti apparentemente estranei o eterogenei, spesso deriva la novità, scaturisce l'idea nuova, la possibilità, la risposta nuova a un problema. Ovviamente questo presuppone un'ampiezza e una varietà di interessi, persone che hanno un solo tipo di interesse o un solo tipo di competenza, per definizione non sono in grado di produrre contaminazione, quindi in questo senso produrre innovazione, produrre novità, produrre svolte, rivoluzioni, cambiamenti. E quindi, e anche in questo la storia aiuta, questo è un invito a imparare a vedere le cose da punti di vista nuovi, diversi, inediti, e gli esempi fondamentalmente che cercherò di presentarvi in queste e nelle prossime lezioni vanno proprio in questa linea. Il secondo obiettivo, il secondo tema sul fino alla nausea è quello che mi piace definire il fattore umano, ovvero cercherò di farvi riflettere sul fatto che le grandi svolte scientifiche e tecnologiche dipendono, la storia ne lo dimostra molte volte, non solo da quello che si sa, dalle conoscenze e anche da quello che si sa fare, diciamo le competenze più tecniche, ma dipendono anche e forse soprattutto da come si è. Da come si è come persone, da come si è come uomini, come donne, e quindi dipendono da certe caratteristiche personali che vanno al di là, ripeto, delle conoscenze e delle competenze pratiche, tecniche. Quindi il fattore umano riguarda le proprie qualità, i propri atteggiamenti, i propri ideali, a volte la propria sensibilità, le proprie esperienze. Che appunto spesso risultano decisivi, sono nella storia risultati spesso decisivi proprio per la capacità, ripeto, di innovare, di trovare soluzioni a problemi che ad altri sembrano insuperabili. Già questa famosa frase di Albert Einstein: tutti sanno che è una cosa impossibile da realizzare fino a quando arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. È un esempio proprio di questo, è proprio un esempio di fattore umano, a volte quasi l'ingenuità, il fatto di non fermarsi a quello che tutti dicono che è impossibile oppure che va fatto nello stesso modo in cui si è sempre fatto, è quello che dà inizio all'innovazione, al cambiamento. Allora vi do qualche e poi passiamo all'argomento di oggi. Se siete qui, in realtà se state vedendo questa lezione, questo l'avrete già superato, c'è la password per entrare, per iscriversi al corso. Marei, è una figura di cui parleremo presto, che spesso penso, spero vi possa interessare. Sulla piattaforma e-learning trovate già diverse informazioni, come il programma dettagliato delle lezioni, il mio orario di ricevimento, che vedete anche qui. Altri aspetti forse utile dire subito, alla fine la modalità di verifica sarà un esame orale, un colloquio di 10-15 minuti al massimo, nel quale affronteremo, vi farò qualche domanda sui 12 temi che avremo affrontato a lezione, quindi penso niente di cui preoccuparsi particolarmente. Sia adesso nelle modalità a distanza, sia poi quando faremo le lezioni in presenza, spero presto, dopo la lezione caricherò sulla piattaforma di e-learning il PDF,
della lezione, in modo che l'abbiate a disposizione. Trovate qualche indicazione anche sulla bibliografia. Nel mio caso è molto semplice, c'è un libro di testo, trovate tutti i dati là in piattaforma, che si chiama Umori, ed è un manuale fondamentalmente dedicato agli studenti di medicina, ma all'interno del quale ci sono alcuni capitoli collegati chiaramente ai temi che svolgerò anche con voi, perché mi è sempre piaciuto approfondire proprio la dimensione tecnologica del sapere biomedico, e lì troverete quindi i riferimenti. Poi vi darò alcune altre letture e alcune altre indicazioni bibliografiche man mano che andremo avanti. Allora, del corso ne ho scelto uno che in genere non tratto nel dettaglio, ma che le circostanze attuali mi sembra invitino a svolgere, proprio perché le circostanze attuali lo stanno rendendo drammaticamente attuale, quindi forse anche più interessante per ognuno di noi. È un tema medico, come potete intuire da questa immagine di medicina medievale che ho scelto per introdurlo. Vedete un medico che ha in mano il classico vaso dell'uroscopia, dove venivano un vaso trasparente in cui venivano raccolte le urine del malato, e attraverso l'analisi delle urine il medico più o meno cercava di intuire qualcosa della malattia e di dare delle indicazioni utili al malato. Voglio partire da questa domanda: come mai, soprattutto nel tardo medioevo, ecco, all'epoca di questi grandi autori, la fama, come dire, l'indice di popolarità dei medici è così basso? Guardate, in questa frase, in questa famosa lettera di Francesco Petrarca a Boccaccio, c'è questa frase molto significativa: non vi è strada più corta a risanare che tenersi lontano dal medico. Come dire, se uno vuole guarire o vuole non avere problemi di salute, meglio che stia alla larga dei medici. Come mai i medici avevano un indice di gradimento così basso? Petrarca è violentissimo in alcuni dei suoi testi contro i medici, dice che sono avidi, che il loro colore è quello giallognolo, sia perché da un lato guardano sempre le urine, dall'altro pensano solo a loro, che quindi il loro colore è giallo. Vedremo fra un attimo che Petrarca aveva una ragione molto coinvolgente dal punto di vista personale, esistenziale, ma questo lo uso più in generale per dirvi che in quell'epoca sta per succedere qualcosa, succede qualcosa di così sconvolgente che anche quel poco di credibilità che i medici e la medicina dei secoli precedenti avevano faticosamente accumulato, rischia di crollare e di crollare per sempre. Di che cosa si tratta? Della famosa o famigerata peste nera del 300. Uno probabilmente degli avvenimenti più sconvolgenti della storia e di cui adesso vi voglio raccontare qualcosa. Salvo fare una premessa su questo argomento, perché siamo tutti impegnati a cercare di capire, di seguire le vicende, l'evoluzione di questa emergenza causata dal coronavirus, con voi in particolare mi piace partire dal farvi notare, lo avrete già notato, quanto è evidente l'uso della tecnologia, quindi l'uso e l'apporto dell'ingegneria all'attuale trattamento e all'attuale sforzo di contenimento di questa epidemia, ovvero pandemia globale. Device che vengono utilizzati, li avete visti, li stiamo vedendo tutti, i materiali di protezione del personale che deve stare a contatto con i malati, le diverse metodologie e tecnologie appunto di contenimento dell'infezione, di isolamento, sono una tra le tante evidenti dimostrazioni di quanto oggi l'ingegneria e la tecnologia siano di fondamentale supporto alla medicina e alla sanità. Da dove però si è partiti e come si è arrivati alla situazione attuale? Allora,
Egitto non era sicuramente la prima peste della storia, ma ebbe una violenza tale, un impatto tale dal punto di vista anche proprio demografico, che mise a dura prova non solo le fragili certezze, come detto, della scienza medica di allora, molto, molto debole, molto rudimentale, ma diciamo proprio la tenuta dell'intera società. Che cosa è? Scusatemi, anzi qui torno indietro, se potessi tornare indietro, questo è un piccolo dettaglio tecnico che non avevo tolto, non si può tornare indietro con le diapositive videoregistrate, ma fa lo stesso. Per quello che ne sappiamo, per quello che hanno ricostruito gli storici, tutto nasce, per quanto riguarda l'Europa, da Messina, dal porto di Messina, dove verso la fine del 1347 arrivano delle navi cariche di malati, soprattutto alcuni moribondi, e sono tutti malati di peste. Pare che queste fossero delle navi genovesi che erano sfuggite a un assedio dei mongoli, posto dei mongoli in una delle loro basi nella penisola della Crimea. E pensate che i mongoli, che avevano evidentemente all'interno del loro esercito dei focolai di peste, fecero praticamente il primo uso della guerra batteriologica, cioè catapultarono verso le postazioni dei genovesi dei cadaveri di malati, dei loro soldati che erano morti di peste. Questo naturalmente diffuse immediatamente la pestilenza dal lato dei genovesi. Alcuni comunque di questi genovesi, già evidentemente contagiati o forse ancora senza sapere di esserlo, riescono a forzare questo blocco navale e sfuggire appunto con alcune delle loro navi e rifugiarsi in Sicilia, a Messina. Quindi, ripeto, è un interessante caso di guerra batteriologica. Che cosa sappiamo? Oggi sappiamo molto naturalmente sulla peste bubbonica, sappiamo che è causata da un batterio che infetta le pulci che vivono nella pelliccia di alcuni roditori, quindi le epidemie si diffondevano, questa in particolare, questa epidemia sicuramente si diffonde sia perché c'erano dei movimenti marittimi, militari, commerciali, come succede anche oggi, e poi perché le navi erano naturalmente infestate dai ratti. Questi ratti poi, verosimilmente, quando queste navi piene di appestati arrivano a Messina, alcuni di essi riescono a scendere a terra e cominciano a diffondere la malattia anche nella popolazione. Ecco, questa immagine che ho messo troppo presto, serve però per darvi un'idea di come si manifestava la peste bubbonica, appunto. Era una malattia molto violenta, pensate che portava, si pensa in media, alla morte il 60% dei soggetti che ne erano colpiti, quindi neanche confrontabile con l'attuale epidemia di coronavirus. La morte sopraggiungeva spesso in meno di una settimana, si moriva dopo 3 o 4 giorni di dolori, di vomito sanguinolento. Il segno clinico più vistoso e più famoso era proprio quello dei linfonodi ingrossati, che causavano dei veri rigonfiamenti sotto la cute, in alcune zone soprattutto del corpo, e appunto questi vengono chiamati bubboni, da cui il termine di peste bubbonica. Allora, la diffusione di questa pestilenza è lenta e assolutamente irrefrenabile. Appunto, sappiamo che già a fine del 47 è a Messina, forse arriva anche a Genova, sempre ovviamente attraverso delle navi, attraverso i movimenti militari o commerciali. A marzo del 1348 sappiamo che è già a Roma, è già in buona parte dell'Italia, è ad Avignone, guarda caso, e qui succede quella cosa che coinvolge Petrarca, perché ad Avignone si era rifugiata al seguito della corte papale. Sapete che i papi in quel periodo risiedono ad Avignone, nel sud della Francia, non a Roma, e lì nella corte papale c'è anche la famosa Laura de Sade, la musa ispiratrice di Petrarca. Anche Laura, quando la peste arriva, si ammala di peste, benché sia donna altolocata, quindi verosimilmente verrà curata dai migliori medici del tempo. I medici non potevano fare in realtà praticamente niente, e Laura muore, e questo ci spiega almeno psicologicamente perché Petrarca ce l'avesse tanto con i medici. Qui vi avrei fatto un'altra domanda maieutica, ma anche questa la faccio e vi do la risposta da solo.
Cosa succede a Firenze quando la peste arriva, anche qui nella primavera del 1348? Forse qualcuno avrà subito in mente che proprio in questo contesto è ambientato il capolavoro di Giovanni Boccaccio, cioè il Decameron. Il Decameron è proprio, ha sullo sfondo la peste nera che arriva a Firenze e racconta di questo gruppo di ragazzi e di ragazze che per sfuggire al contagio si rifugiano su una villa, sulle colline vicino a Firenze, a Fiesole in particolare, e lì per trascorrere il tempo della loro quarantena si raccontano le famose novelle che costituiscono quest'opera. Poi sappiamo che poco tempo dopo arriva in Francia, a fine anno, a fine 48 arriva anche in Inghilterra, nel 49 poi flagellerà i Paesi Bassi, l'Europa del Nord, la Germania, eccetera. La peste noi sappiamo lo stesso luogo per 6-8 mesi al massimo e poi non trovando più in realtà vittime adatte si trasferiva altrove. In realtà vediamo che qualcosa di molto simile sta succedendo anche con la pestilenza attuale. Ma dove la peste era passata, la vita non era più la stessa per molto tempo, come è facile immaginare. Innanzitutto era il panico, c'era l'intuizione più o meno fondata, che anche solo parlare con una persona ammalata poteva causare il contagio, poteva causare la malattia e quindi provocava, è umano, molti allontanamenti codardi che poi soprattutto in chi sopravviverà avranno sicuramente provocato grossi rimorsi, no? Soprattutto se avevano riguardato persone vicine, familiari. Questo è molto significativo perché facile immaginare, perché avviene sempre così nelle situazioni di gravi emergenze, i ricchi e i meno coraggiosi cercano di fuggire naturalmente il più lontano possibile in residenze fuori città o comunque laddove sembrava che la peste non fosse ancora arrivata, mentre i migliori, più generosi, più dediti, magari anche per ragioni a quel tempo sicuramente per molti di carità cristiana, si dedicano all'assistenza ai malati e facendo questo molto più spesso ovviamente si contagiano. C'è una ben documentata tradizione che soprattutto a quell'epoca i frati cappuccini furono tra quelli che maggiormente si dedicavano all'assistenza ai malati di peste e proprio per questo morivano loro stessi in grandissima quantità. Pensate che sono molte ipotesi storiografiche che addirittura dicono che proprio qui, con la peste della metà del 300, che finisce il Medioevo e comincia l'età moderna, in modo molto più significativo che mettere questo passaggio convenzionale addirittura alla scoperta dell'America più di un secolo dopo, per esempio, vi basti un dato, muore talmente tanta gente che le campagne, oltre che le città, si spopolano e quindi da quel momento in poi i proprietari terrieri, pur di avere alcuni contadini che coltivino le loro terre, sono costretti a cominciare a concedere delle condizioni di vita e di salario e di norme, diciamo, relegate al lavoro nei campi molto migliori che in precedenza, e quindi in pratica finisce la famosa e famigerata servitù della gleba. Quindi la peste del 300, in qualche modo, pur danneggiando moltissimo dal punto di vista economico, provoca anche una delle svolte economiche e sociali, se volete, che appunto fanno entrare nel mondo moderno e fanno abbandonare il modello della società medievale. Pensate, chiudo su questa parte, si è calcolato che su 100 milioni di abitanti che aveva l'Europa prima della peste, un terzo sia morto nell'arco di poco più di 2 anni, quindi 30 milioni di persone o poco più. Adesso vi faccio vedere un video di 6 minuti, 5-6 minuti, tratto da un film che ricostruisce, mi pare, in modo abbastanza significativo l'ambiente che si creava a quel tempo attorno ai malati. Potete entrare, signore. Sono venuto a cercare lavoro. Io
Ho lavorato in questo ospedale. Quella sala è chiusa. Quando un reparto oppure una casa è colpita dalla peste, le persone che si trovano lì devono rimanere in quarantena. Sia i malati che i sani? Sì, tutti insieme. E che cosa avviene? Li abbandoniamo. La maggior parte di loro muore. E i medici? Uccisi tutti. I medici sono fra le persone più odiate. Forse vi piacerebbe averlo, signore. I medici li indossavano per proteggersi dal contagio. No, lo potete tenere. Il medico che lo usava non è potuto più venire. E non va più da nessuna parte. Non respira neanche più. Scrivo questo diario per te, cara Margaret, per raccontarti qualcosa che mi riguarda. Se invece qualcosa di buono lo devo a due persone che non sono riuscito a salvare. Tua madre, che era la donna più coraggiosa che io abbia mai conosciuto e che ha dato la vita per te. E il mio amico John Pierce, l'unico che aveva capito tutto. Adesso so che devo tornare al mio lavoro in ospedale e riprendere il ruolo a cui ero destinato. Ho fatto in modo che tu sia tranquilla economicamente, perché se mai dovessi ammalarmi, non potrò più tornare. Vedete che il tema delle mascherine era già piuttosto presente. Ma sono legati a letto, perché? Quelli malati di peste vengono legati per evitare che possano andare per le strade e contagiare altri. Ma i sani vanno separati dagli ammalati. Aprite. Non posso, signore. La proclamazione, la peste. Allora sarò io ad aprire. Gli ammalati e i sani sono in quarantena insieme. Solo separandoli potrò salvare qualche vita. Ditemi chi dovrò ringraziare per questa carità. Pregate per John Pierce. Purtroppo non esiste farmaco da dare agli appestati, ma la mia presenza dona loro conforto e speranza. La paura è il nostro nemico peggiore e la speranza, l'arma migliore contro la malattia. Credono che io sia John Pierce, un malinteso che non mi sono mai preoccupato di chiarire. Attraverso loro continuo a onorare il mio amico. Continuate con questa pomata, le darà sollievo. Ah, grazie. Ecco, tenete. Mary vi accompagnerà alla porta. Grazie. Non piangi. Margaret. Non piangere. Dottor Pierce? Chi lo vuole? Io vengo.
La metto nelle vostre mani. Richiedete pure qualsiasi farmaco o rimedio vi sembri necessario. Bene, come vedete anch'io mi sono attrezzato opportunamente, appunto a proposito di mascherine e diverse protezioni individuali. Questa era la tipica maschera del medico della peste in epoca medievale e moderna. Come avete già intuito, il problema è proprio quello che la medicina si rivela del tutto impotente e i medici sembrano più preoccupati, anche per esempio attraverso queste bardature, a difendere se stessi piuttosto che a curare gli altri. Quindi la gente fa quello che può, si affida un po', come in qualche caso anche oggi, a un improbabile mix di magia, di superstizione, di religione, di buon senso. Si trovano un sacco di cose nella letteratura di quei tempi a proposito della peste, per esempio, il famoso intellettuale ancora già nel Settecento, quindi sono passati già vari secoli, ancora scriveva che cinque sono le cose che per effe cominciano che nel tempo della peste fuzzirsi debbono: femina, fatica, fames, fructus, flatus. Vedete anche qui un po' di pregiudizio, un po' di buon senso, un po' di luoghi comuni, ma c'era ben poco altro a cui ispirarsi. Questo testo ve lo leggete poi voi con calma, ma fa capire che però c'era l'intuizione che anche qualche rimedio psicosomatico, se non poteva giovare molto dal punto di vista strettamente sanitario, però migliorava la psicologia e questo è sempre utile in questo tipo di circostanze. È molto più significativa anche per gli effetti che fin da quell'epoca la devozione a San Rocco, soprattutto chi di voi viene da qualche regione del sud, probabilmente avrà presente chiese e santuari, ce ne sono tantissimi dedicati a questo santo medievale, che è proprio il protettore dei malati di peste, perché lui era francese, vissuto proprio nell'epoca della peste di cui stiamo parlando, fa un pellegrinaggio, viene come pellegrinaggio, pellegrino a Roma, come facevano tanti, ma lungo la strada si imbatte in una città, forse era Viterbo, forse Acquapendente, dove c'è un'epidemia di peste. Lui è un ragazzo, un giovane molto generoso, si mette ad assistere i malati e ben presto contrae lui stesso la malattia. Allora però fa una cosa che è diventata molto significativa. Per evitare di contagiare a sua volta altri, si rifugia in un bosco dove, secondo una tradizione forse leggendaria, forse reale, c'è un cagnolino che tutti i giorni gli va a portare un pezzo di pane. Quindi sta in questo volontario isolamento fino a quando recupera la salute e come già si capiva a quel tempo, chi guariva dalla peste poi in qualche modo ne risultava immune, c'era qualcosa che si sviluppava nel suo organismo, non si sapeva ovviamente nulla di sistema immunitario, però si intuiva che non si ammalava più e quindi a maggior ragione Rocco continuerà a dedicarsi per parecchio tempo ai malati di peste. Tant'è vero che proprio per questo poi, intanto questo che spiega l'iconografia, che forse conoscete, San Rocco è sempre raffigurato, vedete, con una piaga tipicamente nella gamba, che è un segno dei buboni della peste, e poi con il cagnolino, con il pezzo di pane ai suoi piedi. E poi c'è questa frase tradizionale che dice: chi è colpito dalla peste e cerca rifugio in Rocco, guarirà dalla malattia. E vedremo chi ben presto utilizzerà il modello di San Rocco per prendere delle decisioni piuttosto importanti. In generale, l'atteggiamento, nonostante l'esempio positivo di San Rocco, era sempre quello. Quindi quello che veniva normalmente consigliato era la fuga. Fuge, cito, longe tarde, per fine al giorno presente, simile di questo non hanno gli dottori nostri trovata medichina. Quindi l'unica medicina sicura in tempi di peste è quella di fuggire.
Però capite bene che se la fuga qualche volta metteva in salvo, molte altre volte non faceva altro che diffondere la malattia ancora di più. E questo è proprio il momento di svolta, la cosa per la quale la peste nera del 300 e poi le epidemie di peste che seguiranno nei decenni e nei secoli precedenti danno via a qualcosa di nuovo. Le autorità pubbliche si cominciano a rendere conto di potere, di dovere adottare delle regole e delle norme che vedrete che ancora oggi stanno alla base di tutte le politiche sanitarie di pestilenze. Ve ne cito soltanto alcune, molto brevemente. Questa, per esempio, la messa al bando, anche la parola bandito, che a volte noi ci dimentichiamo da cosa deriva, deriva proprio da questo uso tardo medievale e moderno di pubblicare nelle città dei manifesti in cui erano elencate le città o le zone che si sapeva essere state colpite dalla peste e quindi con le quali non bisognava più avere nessun rapporto di tipo personale, di scambi, di viaggi, di natura commerciale o di altro genere. E penso che non ci voglia molto a cogliere la somiglianza con quello che succede anche oggi. Tutti noi andiamo a consultare, no, giorno per giorno gli elenchi dei luoghi dove si stanno manifestando un maggiore o minore numero di casi dell'attuale epidemia di coronavirus. Quindi la messa al bando, il fatto di bandire certe zone, è una pratica che risale a molti secoli fa. Poi che cosa abbiamo? In realtà ho dimenticato, ecco, un altro termine sul quale non ho una diapositiva specifica, è la cosiddetta patente di sanità. Ecco, questa è un'altra cosa che era proprio un documento che veniva rilasciato dalle autorità pubbliche che in qualche modo attestava, in modo più o meno sicuro, più o meno verosimile, che una certa persona era in buona salute, quindi proprio per questo poteva continuare a muoversi liberamente. Sapete bene che qualcosa del genere si adotta anche oggi. A questo punto forse faccio una piccola premessa che, essendo voi studenti di medicina, non è scontato che sappiate, abbiate presente qual è la differenza fondamentalmente tra medicina e sanità. La medicina si occupa della salute dell'individuo, la sanità, soprattutto appunto quella che noi chiamiamo normalmente sanità pubblica, è quella che si occupa della salute collettiva. E voi non vi occuperete, sicuramente nessuno di voi, di medicina, ma probabilmente molti di voi si occuperanno, e come, di sanità, perché nella gestione della sanità pubblica, quindi nella tutela della salute collettiva, anche i ruoli tecnici, anche i ruoli ingegneristici, ormai, come abbiamo detto, sono particolarmente importanti. Ecco, vado avanti con questa, ecco, per darvi degli altri esempi, no, di quello che succede. È che naturalmente venivano poi poste delle restrizioni al comportamento individuale. Questa è, se volete, abbastanza buffa, però è un documento pubblicato proprio qui a Roma dalla Reverenda Camera Apostolica, che evidentemente era l'organismo dello Stato Pontificio preposto a queste cose, che nel 1656 fa un po' la vita difficile in periodo di pestilenza, ovviamente, ai libertini, ai gaudenti. Dice che niuno possa entrare né fermarsi di notte né pernottare in casa di cortigiani, prostitute dell'epoca, sotto pena di scudi 25 e altre pene, etiam corporali ad arbitrio, quindi si andava giù abbastanza pesanti, e non ci si poteva neanche ritrovare nei luoghi pubblici tanto amati a quel tempo, le osterie, che gli osti non possino far stare più di 4 per tavola nelle loro osterie. Sono qui già restrizione relativa, a fine di sfuggire li bagordi sotto pena di scudi 100 e di 3 tratti di corda. Però questo vi dà, appunto, ripeto, un'idea del come viene un po' per volta implementata queste politiche di salute pubblica e collettiva. Un'altra misura che vi voglio ricordare, perché ha un'evidente attualità, è il cosiddetto cordone sanitario. Erano delle modalità per bloccare, per isolare una zona o per difendere una zona che ancora non aveva subito il contagio della peste rispetto alla possibile importazione dell'epidemia, oppure viceversa, per evitare che una zona già contagiata, la nostra famosa zona rossa, in Lombardia o in Veneto, dove sia, dove invece c'è un evidente focolaio dell'epidemia, e allora si evita che quelli che stanno dentro possano entrare, uscirne e contagiare altri.
cordone sanitario, è molto evidente che è ancora una misura adottata e viene adottata fino a quell'epoca, tra l'altro con la stessa modalità. Ieri vedevo un servizio in cui appunto questa città dell'Odigiano, il cordone sanitario sfrutta una rete di canali, naturalmente, quello diventa il limite invalicabile, anche se poi c'è anche l'esercito e le varie forze di sicurezza a controllare i passaggi, come a quell'epoca c'era magari i soldati, insomma, delle pattuglie di militari. Anche a quel tempo, naturalmente, si registrano molte sospensioni di fiere, di mercati, di processioni, di funzioni religiose, insomma, quindi questo è il collegamento. Poi vi voglio, mi avvio già alla conclusione, non so se l'avete già fatto, penso che in questi giorni rileggere i capitoli centrali dei Promessi Sposi dia molte idee molto interessanti, ma io vi cito soltanto questo brano che anche ricorda qualcosa molto simile a quello che stiamo assistendo in questi giorni. Questo forma un po' più drammatica, sapete che Renzo, che si è ammalato già di peste e ne è guarito, quindi anche lui ormai è immune, arriva a Milano perché va a cercare Lucia, però prima di riuscire a fare questo si trova in questa situazione particolare. Renzo, passato quel pezzo di strada, sentì gridare «Oh, quell'uomo!» e guardando da quella parte vide poco lontano un terrazzino di una casuccia isolata una povera donna con una nidiata di bambini intorno, la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa e quando fu vicino, «O quel giovine», disse quella donna, «per i vostri poveri morti, fate la carità di andare a avvertire il commissario della salute pubblica, che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perché il mio povero marito è morto, ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, e da ieri mattina nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siamo qui, non mi è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità, e questi poveri innocenti muoiono di fame». «Di fame!» esclama Renzo, e cacciate le mani delle tasche, ecco, disse, tirando fuori i due pani, calatemi giù qualcosa da metterli dentro. Insomma, Renzo, come sempre, un ragazzo di buon cuore, si affretta ad aiutare queste persone che subivano quello che si chiamava e ancora si chiama sequestro domiciliare. Oggi la chiamiamo quarantena volontaria, quarantena facoltativa, perché si spera che le persone vi si sottomettano liberamente. A quel tempo non andavano tanto per il sottile, quindi quando c'era una famiglia nella quale si era manifestato un caso di peste, di comunque della malattia contagiosa, tutti gli altri venivano bloccati in casa, proprio murando, inchiodando la porta, quello che fosse la misura necessaria. E poi, insomma, se andava bene, qualcuno ogni tanto portava e forse attraverso dei cesti calati dalla finestra dava qualcosa da mangiare. Oppure, come nel caso appena raccontato da Manzoni, se ne dimenticavano e chi si è visto, si è visto. Tra l'altro, capite che questo è molto interessante perché fa capire che ancora oggi il punto più delicato delle misure di salute pubblica è proprio il bilanciamento difficile sempre tra il bene comune, il bene collettivo e le libertà individuali. Anche molte cose che stiamo vedendo in questi giorni ovviamente riguardano questo. E arrivo rapidamente all'ultimo punto importante, quarantena. Allora, il concetto di quarantena era molto antico, derivava già dai tempi di Ippocrate, il padre della medicina, quindi siamo tra il V e il IV secolo avanti Cristo. La dottrina di Ippocrate già sosteneva che una malattia acuta o si manifesta entro 40 giorni, da quando può essere avvenuto il contagio, l'evento scatenante, oppure non si manifesta più e quindi non c'è malattia e non c'è pericolo. Appunto, a partire dal 400 e soprattutto, come vedremo subito, a Venezia, la Serenissima, la Repubblica Marinare Commerciale di Venezia, comincia a istituire dei luoghi proprio preposti alla quarantena, che vengono chiamati per la prima volta in questa città lazzaretti. Venezia, allora dico due cose rapidamente. Intanto Venezia aveva proprio scelto San Rocco come modello proprio educativo per la popolazione, tant'è vero che ne rubano le spoglie, come succedeva tipicamente a quel tempo, le portano ancora oggi, c'è una chiesa
chiesa dedicata a San Rocco con i resti di questo grande santo medievale. Ma perché viene importata la devozione a San Rocco? Proprio perché le autorità veneziane capiscono che doveva essere il modello da proporre alla popolazione, così come San Rocco aveva accettato di isolarsi volontariamente nel bosco per non contagiare gli altri, adesso la popolazione doveva accettare le misure restrittive in caso di quarantena. Tipicamente, a partire dai primi decenni del 400, accettare di farsi isolare in questa isola che ah, il motivo del nome Lazzaretto è un po' curioso perché l'isola si chiamava l'isola di Santa Maria di Nazareth. La gente poi ripetendo Nazareth, Nazareth ha cominciato a confondere Nazareth con Lazzaro, l'amico di Gesù che viene risuscitato, no? Dopo 3 giorni dalla morte, e quindi da Nazaretum l'isola diventa Lazaretum e poi si è imposto il nome Lazzaretto, che però deriva proprio da un errore interpretativo iniziale. Comunque, in questa prima isola che viene già adibita a questo scopo nel 1423, come potete vedere, viene costituito quello che si chiama il Lazzaretto Vecchio, che era proprio destinato ai malati di peste. Qualche decennio dopo si evolve questa idea di sanità pubblica e viene destinata un'altra delle isole della Laguna di Venezia a quello che viene poi chiamato il Lazzaretto Nuovo, che aggiunge una funzione, cioè viene destinato alla convalescenza di quelli che già avevano superato la fase acuta della malattia, e poi viene destinato alla quarantena delle merci e degli uomini che arrivavano con le navi. Venezia aveva questo problema, era molto sensibile al tema dei contagi proprio perché, in virtù dei suoi grandi scambi commerciali, era molto soggetta alle epidemie che appunto tipicamente venivano importate via nave. Ecco perché Venezia fu appunto in qualche modo il modello iniziale della sanità pubblica. Ricordo solo il più famoso Lazzaretto, è quello che abbiamo ricordato poco fa, appunto citato nei Promessi Sposi, quello di Milano, di cui oggi in realtà esiste solo questa piccola porzione, era una struttura veramente enorme. Già incoraggiato, andatevi a rileggere il capitolo relativo dei Promessi Sposi che oggi suona particolarmente attuale e particolarmente significativo. Lo conosce, lo volesse andare a visitare prima o poi il lazzaretto più bello anche dal punto di vista architettonico è quello che si trova nel porto di Ancona, che è una struttura molto bella, ad oggi è sede di mostre, di esposizioni e di varie manifestazioni. In quest'epoca quindi di confusione, di paure, di pregiudizi, ma anche di impegno collettivo, appunto di grandi passi avanti in quella che oggi chiamiamo sanità pubblica, ogni tanto qualcuno intuiva quale potesse essere poi davvero la causa di queste malattie, ma poi quelle intuizioni spesso si continuavano a disperdere fino a quando riemergeranno e ne parleremo in qualcuna delle prossime nostre lezioni. Soltanto citare questo primo piccolo brano di un libro di Daniel Defoe, l'autore del famoso Robinson Crusoe, che nel 1722 scrive questo romanzo, ma con uno sfondo storico molto importante, che si chiama Il diario dell'anno della peste. Descrive una pestilenza avvenuta a Londra, scusate, molto, molto grave, qualche decennio prima, alla fine del 600. E lui dice questa cosa che è molto significativa col senno di poi. Ho sentito dire, era l'opinione di altri, che si poteva trarre la diagnosi dal respiro della persona in questione emesso su di uno specchio, dove era possibile scorgere mediante il microscopio, nel fiato che vi si condensava, organismi viventi dalle strane forme, orride e mostruose, come dragoni, serpi, serpenti e satanassi, orribili a vedersi. Sulla verità di ciò ho molti dubbi, tanto più che a quel tempo, per quanto io sappia, non si avevano microscopi con cui fare l'esperimento. Qui è un po' impreciso perché in realtà alla fine del 600 i primi rudimentali microscopi cominciano a diffondersi, ma sicuramente erano poco usati e tantomeno dai medici. Però vedete, c'è già l'intuizione che ci potesse essere qualche essere microscopico, non visibile ad occhio nudo, che in qualche modo era il segno e forse la causa di quella malattia, ma in realtà ci vorranno ancora quasi 2 secoli prima perché la microbiologia entri realmente a far parte dell'ambito
della medicina. Oggi la prima cosa che abbiamo saputo dell'epidemia di coronavirus era naturalmente il coronavirus, quindi l'agente eziologico di questa patologia, anche se poi conoscerlo non vuol dire automaticamente saperlo sconfiggere, come sappiamo si sta cercando di realizzare in tempi più brevi possibile un vaccino, ma ancora oggi produrre un vaccino efficace di fronte a un virus nuovo e sconosciuto come questo richiede, nella migliore delle ipotesi, vari mesi. Insomma, questo argomento, devo dire che non avevo previsto, ma che mi è sembrato adatto per cominciare questo nostro corso, vi sia risultato interessante. Questa è la situazione. Sapete che c'è proprio questa Johns Hopkins che sta diffondendo questa mappa che si aggiorna in tempo reale con tutti i casi di contagio da coronavirus nel mondo, con tutti i vari dati epidemiologici, quindi può essere interessante tenerla sott'occhio e capite quanta tecnologia, quanta informatica, quanta ingegneria, dopo tutto c'è anche dietro una mappa interattiva di questo tipo. Quindi questa lezione per dire i problemi non sono, di cui vi ho parlato, non sono chiaramente solo del passato. Avrete notato molte analogie tra ciò che succedeva nel 300, nel 400 e ciò che continua a succedere oggi, e quindi spero che sia perlomeno un buono spunto di riflessione. Vi invito, adesso pubblicherò appena possibile questa lezione commentata sulla nostra piattaforma di e-learning, quindi vi invito già, se volete, nelle prossime ore a fare qualche commento, a fare qualche domanda alla quale eventualmente cercherò di rispondere. E ovviamente vi auguro di trascorrere questo periodo particolare per tutti noi in buona salute, e anche, diciamo così, di buon umore, perché anche l'umore aiuta molto in queste circostanze, soprattutto in attesa di incontrarvi di persona, speriamo, se non la settimana prossima, che è ancora prevista chiusura della nostra università, già dalla settimana successiva. E quindi vi saluto, attrezzo per l'emergenza e vi auguro buona giornata a tutti.